Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Sono un pochino emozionata, devo dirvi la verità, ma perché? Perché siamo in presenza di Jo Malone. Torniamo seri. Oggi vi vorrei parlare del mio profumo attualmente preferito. Il profumo in questione è di Jo Malone, Dark Amber and Ginger Lily. Molti conosceranno già questa azienda di profumi. Jo Malone praticamente è un'azienda inglese, londinese, fondata da questa signora Jo Malone, che già quando era piccola amava creare delle saponette con i fiori. È sempre stata molto appassionata di fiori. Dopodiché ha cominciato a lavorare come fiorista vicino a Londra di giorno, di sera invece faceva l'estetista, dove si cimentava a creare delle lozioni piuttosto che delle creme che delle maschere con le proprietà appunto dei fiori che lei maneggiava quotidianamente. Dopodiché cominciò a creare profumazioni e quindi ad aprire il suo primo store a Londra. Ebbe un grandissimo successo anche come piccolo negozio, dopodiché fu notata da un grande marchio che le spianò la strada verso il successo internazionale mondiale, ovvero venne rilevata la sua azienda da Estée Lauder. Avevano già messo gli occhi su questi piccoli profumi. Se andate a vedere sul sito o negli store di Jo Malone troverete delle essenze veramente molto particolari e soprattutto uniche, con la sua filosofia che ogni profumo deve avere un collegamento preciso con una situazione. Jo Malone è l'azienda di profumi che predilige la duchessa Meghan e al suo matrimonio con il principe Harry ha utilizzato l'abbinamento di due profumazioni di Jo Malone. Ebbene sì, perché oltre a fare delle essenze praticamente uniche, Jo Malone ha introdotto l'assoluta libertà di layerare, tra virgolette, più profumi insieme, ovvero tutti i profumi di Jo Malone possono essere mescolati e creare un'essenza completamente a sé e quindi unica nel suo genere. Io in questo caso voglio parlarmi del mio profumo preferito di Jo Malone, ovvero il Dark Amber and Ginger Lily. Giuro che è il profumo più interessante e ben strutturato che io abbia sentito mai negli ultimi anni. È un profumo orientale legnoso e nasce nel 2008 come colonia intensa. La particolarità di questo profumo Dark Amber viene proprio nelle note di fondo. Come note di testa abbiamo il cardamomo nero, lo zenzero e il pepe rosa. E fin qua possiamo notare che lo zenzero è quello che dà un pochino la nota pungente a questo profumo. Come note di cuore abbiamo il gelsomino, l'orchidea nera, la ninfea e la rosa. Come note di fondo, sentite che specialità, abbiamo il cuoio, il sandalo, l'ambra nera, il patchouli, udite udite, il legno chiara, ovvero l'incenso. Devo soffermarmi un attimo su questo particolare di questo profumo, perché è ciò che lo rende veramente speciale ed unico. Il legno chiara non è altro che la qualità più pregiata del legno di aloe e veniva utilizzato già nei tempi molto ma molto antichi dai giapponesi nelle cerimonie per l'incenso. La particolarità di questo incenso è molto profondo ed è la caratteristica che lo fa diventare un profumo molto ricco, molto profondo, molto legnoso e quindi gli dà una profondità che solo sentendolo voi vi potrete fare un'idea. La sua persistenza, vi giuro ragazzi che è la miglior persistenza che io abbia mai sentito in un profumo. Sulla mia pelle, per non parlare dei vestiti, dura dalle 12 alle 14 ore. Quindi il mio voto persistenza è un 10 su 10. Finalmente Dio. Come Sillage invece, vi giuro che la maggior parte dei complimenti che ricevo per i miei profumi sono le volte che indosso questo profumo qua di Jo Malone. Di questa meraviglia abbiamo due formati. Il primo è il 50 ml, che abbiamo qua, di 86 euro. E il 100 ml, 185 euro. Allora, vi riempie i polmoni, perché quando voi lo sentite vi evocherà la sofisticatezza di nessun profumo che io abbia sentito mai. Neanche le grandi case come Chanel, Dior hanno creato un aroma così ben strutturato. Io sono innamorata di questo profumo, quindi è un profumo che con la persistenza che ha potrete andare avanti veramente all'infinito. Quando io uso questo profumo Dark Amber mi sento completa ed è una cosa che mi è successa solo con un altro profumo che era Angel di Thierry Mugler. Mi fa sentire bene, mi fa sentire forte ed è una sensazione meravigliosa. Infatti questo incenso che è all'interno della piramide olfattiva riesce ad evocare nella nostra persona un senso di calma e di rilassatezza. L'evoluzione del profumo, innanzitutto appena spruzzato sentirete subito le forti note del pepe rosa e dello zenzero. Dopodiché, lavorando più o meno 20 minuti, la piramide olfattiva la fa evolvere, sentirete un profumo candido, molto dolce. Subentra poi il gelsomino. Dopo un'ora, un'oretta e mezza,
verrà fuori il lato del cuoio, che è buonissimo, e dopodiché tutto il tempo dopo ci sarà l'evoluzione dal patchouli all'incenso chiara. Una profumazione pulita, sensualissima, sofisticatissima. È un profumo che non è per tutti ovviamente, perché è un profumo molto molto impegnativo. Però è un profumo completo, strutturato, che è una meraviglia. Io farei i complimenti a Jo Malone in persona. Come voto finale io sono veramente innamorata di questo profumo. Anche per oggi il video è finito. Non vedo l'ora che mi scriviate nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video. Un bacio. Let's talk about.